Allora, proviamo a fare la seconda parte della giornata. Due minuti per, non tanto per presentare la seconda parte, ma per fare un po' un punto sulla prima. Allora, abbiamo sentito, come dicevo, quando abbiamo visto due passaggi, un passaggio che ci dice che c'è una PA assente, un passaggio che ci dice che c'è una PA attiva, che nella stragrande maggioranza dei casi raccoglie piccoli comuni. Quindi diciamo l'insieme dei piccoli comuni fanno sì e no un pezzo di una PA più grande. Le iniziative vanno sicuramente portate avanti su tutte le situazioni in tutti i modi, dobbiamo però farla lanciare, come dire, anche dei messaggi, dobbiamo lanciare anche delle novità e cercare di, non dico convincere, ma di far sì che sia presente una pubblica amministrazione, la regione Piemonte mi guarda, mi sto passando un po' la palla, diciamo, no? Alla regione Piemonte, che dovrà dirci, almeno quello che possono essere i termini strategici, di come una PA si possa muovere rispetto a dei contesti per i quali è chiamata in qualche modo a muoversi. Abbiamo, come detto prima, dei contesti normativi sui quali ovviamente non possiamo far finta che non esistano, perché essendo aspetti normativi dobbiamo in qualche modo portare avanti. Abbiamo delle situazioni di condivisione apparente su dei progetti che invece poi alla fine quando si va a vedere quali sono le parti che ognuno deve fare e non sempre poi tutti coprono in termini propositivi, in termini attivi, la parte di competenza. Ecco, la seconda parte della giornata dovrebbe un po', come dire, smuovere un pochino le acque, cioè far comprendere a chi sta camminando come si può velocizzare il percorso, fa comprendere anche a chi in questo momento sta meditando di come poter effettivamente intervenire e manifestando quello che poi sono le potenzialità di una pubblica amministrazione. Perché ricordiamoci sempre che i territori non sono dell'industria, non sono del turismo, non sono di nessun altro, sono della pubblica amministrazione. Quindi se viene a casa mia, almeno suona il campanello, direi io, e dimmi chi sei e dimmi quello che vuoi fare. Allora, sull'onda di questo, e a questo punto andiamo a tavolo, l'architetto Maria Quarta, Regione Piemonte, la dottoressa Donini del Consorzio dei Comuni Trentini, Fedeltacchi c'è, che nessuno ha confermato. Il dottor Paolo Vignicelli, Fedeltacchi. Ah, ecco, non mi avevano presentato, quindi non conoscevo la sua faccia. Bene, allora, direi però, vabbè. Adesso facciamo queste qua. Avrei portato sul palco anche Badin, lo lascio per dopo, no? Ok, partiamo con l'architetto Quarta, che come abbiamo detto è la regione Piemonte. Buongiorno, grazie per l'invito. Si sente? Perché attiviamo tutte le possibili. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Io devo dire che sono un po' intimorita dalle presentazioni di stamattina quando i colleghi che mi hanno preceduta hanno accennato al fatto che la Regione ha spalancato le porte e quindi, cosa che confermo assolutamente vero, ma speriamo di non deludere le aspettative. Partendo dagli spunti che abbiamo sentito stamattina, ma non ultimi quelli che sono stati citati poc'anzi. Cosa sta succedendo però per la mia presentazione? Ecco qua.
vorrei fare delle riflessioni sul regolamento EIMAS applicato alla pubblica amministrazione, che ovviamente, come si diceva, non è un'organizzazione come le imprese. Pertanto, a mio avviso, non si può pensare di trasporre tout court il regolamento EIMAS pensato per le aziende ad un'azienda, un'organizzazione come un ente territoriale che ha obiettivi e funzioni diverse da un'azienda. Abbiamo detto che il regolamento EIMAS è uno straordinario strumento di governance territoriale, e io condivido pienamente che lo sia, e semplicemente per come è pensato, per come è strutturato, secondo me non è in grado di svolgere appieno questa funzione. Io sono convinta che invece queste potenzialità ci siano tutte, e queste considerazioni le ho sviluppate già una decina d'anni fa in un progetto di ricerca che ho fatto insieme all'Università di Torino, alla Facoltà di Economia, proprio per cercare di integrare quegli aspetti che secondo me risultano carenti nel regolamento EIMAS applicato appunto a un ente territoriale. E quindi vengo al dunque. Il regolamento EIMAS è un fortissimo strumento per la gestione ambientale, ma un'amministrazione pubblica svolge funzioni di gestione non soltanto ambientale, ma anche territoriale e anche paesaggistica, e non solo gestione, ma anche pianificazione. Quindi si tratta di capire come riuscire a mettere a sistema tutti questi aspetti e come cercare di integrarli. Il tentativo che abbiamo fatto con questo progetto di ricerca è stato quello di unire strumenti che tradizionalmente sono stati pensati e utilizzati in maniera differente, sono sempre stati distanti tra loro. Quindi da un lato gli strumenti della certificazione ambientale, dall'altra gli strumenti di pianificazione e gestione del territorio. Pertanto abbiamo provato a integrare il regolamento EIMAS con la Convenzione Europea del Paesaggio. Io sono un pianificatore e mi occupo da sempre di pianificazione del territorio e del paesaggio, pertanto quando mi sono avvicinata agli strumenti della certificazione ambientale, ovviamente ho cercato di portare il mio punto di vista, cioè proprio cercare di capire come fosse possibile integrare questi aspetti e anche questi strumenti. Sono partita da alcune considerazioni banali. Quali sono gli elementi che ci sono in comune tra la Convenzione Europea del Paesaggio e il regolamento EIMAS? Entrambi sono strumenti incentrati sullo sviluppo sostenibile. Si parla di cooperazione, quindi di condivisione di strategie e di azioni, e c'è il coinvolgimento delle popolazioni, degli stakeholder, degli amministratori, e entrambi gli strumenti cercano di dare delle risposte partendo proprio dalla implementazione di questi elementi comuni. Quindi penso che sia quando si parla di strumenti di gestione ambientale applicati ad un territorio sia fondamentale assumere un punto di vista strategico, che è quello della integrazione, di integrazione sia orizzontale che verticale. Mi spiego meglio. Le varie pubbliche amministrazioni dei vari livelli, che siano esse regioni, province, città metropolitane, comuni, sono strutturati in maniera settoriale, svolgono le loro funzioni in maniera settoriale, per cui vengono prodotti una serie di strumenti finalizzati alla pianificazione e gestione delle varie risorse ambientali, territoriali, paesaggio e quant'altro. Ecco, questi strumenti dialogano poco tra loro, quindi è assolutamente fondamentale che questi strumenti si parlino e si integrino, anche per evitare incoerenze e duplicazioni di attività.
Analogamente vale per l'integrazione dei processi di attuazione delle varie politiche. Pertanto le varie attività di analisi, di valutazione, di progettazione, la realizzazione di interventi e la gestione stessa devono essere trattati in maniera sistemica e integrarsi appunto anche con gli strumenti di pianificazione. In questo contesto, quale ruolo può giocare l'EMAS? Gioca un ruolo fondamentale proprio per il suo funzionamento, per il modo in cui è strutturato, perché è capace di gestire appunto in maniera sistemica quelli che sono gli impatti che le attività generano sull'ambiente. E allora proviamo a integrare appunto in questa visione sistemica non soltanto gli aspetti e gli impatti ambientali, ma anche quelli territoriali e paesaggistici. Questo strumento di gestione ambientale paesaggistico per noi ha rappresentato ed è stato pensato proprio come uno strumento di governance straordinario, proprio per le ragioni che vi dicevo prima. Questo strumento dell'EMAS integrato con gli aspetti territoriali e paesaggistici e quindi con l'implementazione della Convenzione Europea del Paesaggio, che richiede insomma di sviluppare determinati processi e azioni tanto quanto l'EMAS, questa integrazione di questi due strumenti, che si porta dietro l'integrazione degli strumenti di pianificazione dell'ente territoriale, l'integrazione dei processi di pianificazione fino alla gestione e alla manutenzione, con il coinvolgimento dei vari attori, sia di tipo istituzionale che i vari stakeholder, che i cittadini, le scuole e quant'altro, il tutto organizzato in maniera sistemica da questo strumento di gestione e dà la possibilità di attuare una governance davvero, una governance territoriale davvero molto forte, davvero smart. Va un po' di moda parlare di smart city, di smart region, eccetera, eccetera. Ma io credo che non sia soltanto una moda, anzi, a volte probabilmente viene utilizzato anche in maniera un po' superficiale, quindi. Ma concettualmente pensare in un'ottica di sviluppo sostenibile, quindi di strategie smart, significa davvero trovare il modo di attuare delle politiche e delle strategie intelligenti del territorio. E gli obiettivi di questo strumento di gestione integrato appunto con gli aspetti territoriali e paesaggistici dimostra che effettivamente questi obiettivi siano smart, perché il termine smart significa queste voci che vedete elencate. Significa che gli obiettivi di un sistema di gestione ambientale paesaggistico sono obiettivi specifici, sono misurabili, sono realistici e affidabili, per mezzo della struttura del sistema di gestione, cioè di pianificazione, attuazione, controllo e revisione, abbiamo la possibilità di rivedere appunto gli obiettivi qualora debbano essere ricalibrati, riorientati, e poi tutto è temporizzato con appunto tempi e risorse disponibili. Quindi questo strumento ha delle potenzialità effettivamente importanti e innovative dal mio punto di vista. Questo progetto di ricerca lo abbiamo applicato al territorio delle colline, delle Langhe e del Barolo. Quando abbiamo nel 2004 pensato a questo progetto di ricerca, non si parlava ancora del territorio delle Langhe e della candidatura a patrimonio dell'umanità, ma certamente gli amministratori locali con i quali abbiamo interagito nel corso di 4 anni di progetto di ricerca avevano effettivamente una sensibilità straordinaria, tant'è che appunto è poi partita anche quella candidatura
purtroppo in maniera separata. Però insomma, questo progetto di ricerca, tornando a questo appunto, è stato sviluppato per l'unione delle colline di Langhe, dei comuni delle colline di Langhe e Barolo, e per i 15 comuni singolarmente che compongono l'unione. Il cuore propulsivo di questo strumento è l'analisi ambientale paesaggistica, cioè l'analisi ambientale iniziale di uno strumento di gestione è stata integrata, cioè presa l'analisi ambientale iniziale prevista dal regolamento EMAS con quella paesaggistica prevista dalla Convenzione Europea del Paesaggio. Quindi abbiamo realizzato l'analisi ambientale paesaggistica e io oggi mi soffermerò in particolare però sugli aspetti paesaggistici, perché l'innovazione del progetto di ricerca stava appunto nel individuare una metodologia di analisi degli aspetti significativi e degli impatti che le attività dell'amministrazione generano sul paesaggio. Pertanto abbiamo realizzato tre tipologie di valutazione del paesaggio. Da un lato valutando l'efficacia delle norme, degli strumenti urbanistici rispetto agli impatti che questi generano sul paesaggio, che notoriamente insomma, gli strumenti urbanistici non nascono per controllare, non nascono finalizzati alla tutela del paesaggio, ma sicuramente generano degli impatti, per cui è fondamentale andare a capire che tipo di impatti sono e come tenerli sotto controllo. È stata poi fatta un'analisi della qualità visiva del paesaggio e, in ossequio alla Convenzione Europea del Paesaggio, tenuto conto anche della percezione che le popolazioni hanno dei valori identitari dei loro paesaggi. Quindi abbiamo messo a punto una metodologia di valutazione che si è basata come riferimento sulla norma UNI, quella riferita agli studi di impatto ambientale, con la valutazione del Bureau Land Management, che è utilizzata generalmente nei paesi anglosassoni per la pianificazione urbanistica. E dall'integrazione, dalla taratura dei diversi indicatori che abbiamo scelto, abbiamo messo a punto questa metodologia di valutazione della qualità visiva del paesaggio. Abbiamo individuato dei descrittori, individuato innanzitutto delle aree omogenee, delle unità di paesaggio, individuando i descrittori dagli indicatori da valutare, attribuendo a ciascuno di questi un punteggio e ottenuto una valutazione per unità di paesaggio ed una valutazione complessiva di tutto il territorio comunale. E analogamente è stato fatto per la valutazione dei piani urbanistici. È stata fatta una perimetrazione di aree tematiche individuate in 5 aree tematiche principali: il centro storico, le aree residenziali, le aree agricole, quelle industriali e le aree di pregio ambientale. Anche per queste, per ciascuna area, è stato individuato un set di indicatori, indicato quali sono gli elementi che vengono valutati e attribuito a questi un punteggio, in modo tale da avere appunto una valutazione per singola area tematica o unità di paesaggio e una valutazione complessiva del territorio in esame. Fatto questo, abbiamo cercato di sovrapporre le valutazioni che derivavano per ogni area tematica, sia dal punto di vista dell'efficacia delle norme urbanistiche, sia della qualità visiva del paesaggio, e abbiamo ottenuto una matrice che fornisce delle indicazioni all'amministrazione per il miglioramento degli impatti. Quindi ho cercato di rappresentare in questo modo, ad esempio, ma in un ambito in cui esiste un'elevata qualità visiva del paesaggio e le norme urbanistiche sono altrettanto adeguate, vuol dire che l'amministrazione non deve intervenire su quegli aspetti. Viceversa, dove invece la qualità è alta e la qualità visiva del paesaggio è alta e l'attenzione delle norme è bassa, vuol dire che l'amministrazione lì ha degli elementi su cui intervenire. Cerco di andare molto veloce perché
per stare nei tempi. Per quanto riguarda la percezione sociale del paesaggio, invece abbiamo operato in questo modo. Abbiamo individuato una serie di soggetti da intervistare, gli opinion leader, le scuole, i vari stakeholder, i cittadini, e somministrato dei questionari. È stata poi fatta una valutazione delle risposte e sono stati organizzati sul territorio una serie di eventi per la condivisione con i cittadini e i vari stakeholder. Per cui dalla valutazione dei vari aspetti abbiamo calcolato la significatività di questi aspetti come richiede il regolamento EMAS, e siamo arrivati appunto a definire i piani di miglioramento ambientali paesaggistici. Come vi dicevo, noi abbiamo pensato questo strumento per un territorio che presenta delle caratteristiche straordinarie, che appunto è stato riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO, pensando che appunto si dovesse sviluppare tutto un percorso di analisi, di valutazione, di attuazione di politiche, di azioni e l'implementazione di queste nei vari strumenti. In questa slide ho cercato di mettere in evidenza come ci siano una serie di elementi e l'intero processo della realizzazione di un sistema di gestione ambientale paesaggistico e un piano di gestione richiesto per i siti UNESCO, come questi fondamentalmente si integrino perfettamente, hanno esattamente la stessa struttura, la stessa filosofia. L'unica differenza è che il sistema di gestione ambientale paesaggistico è pensato per l'intero territorio e non soltanto per gli ambiti individuati di particolare pregio come il perimetro del territorio poi candidati UNESCO. Questo ho praticamente finito, solo per dire che è fondamentale cercare di evitare duplicazioni, cioè una pubblica amministrazione che si doti di questo strumento è assolutamente in grado di creare delle economie di scala attraverso le varie progettualità che si trova a gestire. Ad esempio, la valutazione ambientale strategica per gli strumenti urbanistici ha una serie di elementi che all'interno di questo sistema di gestione ambientale paesaggistico così strutturato praticamente sono già sviluppate. Pertanto, se un comune è già dotato di questo strumento, pesca i dati da questo per trasporli nella valutazione ambientale strategica, o viceversa se si trova a strutturare un sistema di gestione dopo che ha appena adottato un piano urbanistico. Questi sono solo alcuni spunti e vi lascio solo delle indicazioni del progetto di ricerca appunto che è stato fatto dal Dipartimento di Scienze Merceologiche, oggi Dipartimento di Management dell'Università di Torino. Io ho seguito questi aspetti, questo progetto di ricerca per gli aspetti ambientali, per gli aspetti paesaggistici, queste linee guida sono state pubblicate appunto a cura di Aracne, ma qui arriva la nota dolente: questo bellissimo progetto di ricerca purtroppo non è qua, cade là tutto, nel senso che non è stato attuato perché nel 2008-2009, quando è stato consegnato il progetto di ricerca, ossia 15 strumenti di gestione ambientale per i 15 comuni del nord, più un sistema di gestione per l'Unione intera che si voleva registrare anche solo l'Unione prima che i singoli comuni, sono venuti meno finanziamenti da parte della Regione che si è trovata a tagliare, ad avere dei bilanci ridotti e quindi è cascato tutto. Cioè, nel momento si è portato avanti il progetto di riconoscimento patrimonio dell'UNESCO, che ha sviluppato parallelamente delle analisi esattamente in modo autonomo e indipendente, quando è dimostrabile che è praticamente la stessa cosa, e questa è la situazione. Ora mi auguro che le condizioni siano
per fortuna forse un po' cambiate, mi illudo che lo siano, nel senso che intanto è stato creato un nuovo settore appunto in Regione Piemonte che si chiama Progettazione Strategica e Green Economy, per cui è stato riconosciuto e formalizzato l'importanza di trattare in maniera sistematica queste tematiche e questo nasce proprio dalla fusione di due direzioni regionali, dalla direzione ambiente con la direzione governo del territorio. Per cui questo settore che trasversalmente tratta queste tematiche forse è davvero il momento giusto per riuscire a lavorare in questa direzione. Però mi premeva soffermarmi sull'importanza, secondo me, di integrare lo strumento. Perché non pensare che la prossima revisione del regolamento EMAS possa tener conto di questi aspetti? Era già una mia ambizione 10 anni fa, io spero che sia arrivato il momento. Grazie. Grazie architetto, devo dire che il progetto è molto interessante, ma aspettavo un risultato diverso sinceramente alla fine, visto c'è una serie di premesse. Qui ecco ci siamo. Perché ci siamo, no? No, non ci siamo, nel senso che poi, alla fin fine, tutto ciò che è stato un percorso sicuramente positivo è rimasto dentro qualche cassetto, dobbiamo fare il modo di tirarlo fuori dal cassetto. Sto facendo in questi giorni. E cercare di metterlo in pratica, perché poi altrimenti tutta la, diciamo, l'essenza del regolamento, tutto ciò che potrebbe essere in termini di strumenti e quant'altro, perde completamente la sua efficacia se poi le cose rimangono dentro il cassetto e non vanno da nessuna parte. Quindi mi auguro che questo qui possa essere tirato fuori quanto prima e riprendere il discorso. Magari poi ci troviamo in un'altra parte dicendo questo è ciò che effettivamente è stato possibile gestire, fare e portare come risultato rispetto a un progetto che se non rimane un po'. Poi qualcuno, lei mi ha detto, l'ha preso, l'ha fatto da un'altra parte e il risultato c'è. Ecco. Significa che è buono. Significa che è buono, appunto. Ok. Andiamo avanti, ringraziamo di nuovo.